Questa struttura ilside che voi vedete proprio a mia sinistra, in effetti è una struttura che nasce appena dopo gli anni 2000, 2003, 2004, ma nasce come una struttura, diciamo, anche moderna, che doveva servire per la differenziata, carte, il riciclo e tutto il resto. L'incendio c'è stato l'11 luglio sera, cioè pomeriggio, verso le 3. E all'improvviso abbiamo visto queste fiamme. Ovviamente noi che siamo qua in zona sappiamo che verosimilmente al 99,99% è di origine dolosa. Purtroppo i vigili del fuoco hanno fatto il loro dovere, indubbiamente, ma sono arrivati alle 3:15, 3:30, il primo carro dei vigili del fuoco non aveva l'acqua, insomma, perché venivano da altri incendi, altre cose, avevano qui, quindi si era andato fino alle 6. Questo è un sito che già è bruciato nel 2012. C'erano all'interno dei capannoni stoccati altro materiale plastico, che ci sta ancora, per fortuna non è bruciato, ma c'è stata un'attività di sversamento di depositi materiali speciali pericolosi ultimamente, negli ultimi 7-8 mesi, in assenza di qualsiasi controllo. Cioè, in effetti questi aprivano, venivano qua, scaricavano a terra qualsiasi tipo di materiale senza il controllo. Noi abbiamo documentato tutto con delle riprese, dei video. Questi venivano, erano persone che entravano, aprivano il cancello con gru. Ma ne avevano diritto? Questo è un sito sequestrato, confiscato? No, questo non è né un sito confiscato e né sequestrato. Questo è stato sequestrato 5-6 mesi come classico sequestro preventivo. Il magistrato, quando brucia qualcosa, si fanno gli accertamenti e poi è stato sequestrato. La titolarità di chi è di questo sito? Attualmente è una società che si chiama Gardenia, che è proprietà di questo, che sarebbe l'ex Iaco Rossi di Roma e tutto il resto, ha sede in Lussemburgo ed è una società oscurata. Ci sono altre storie che si innestano in questo discorso. C'è un discorso di una tentata bonifica da parte dell'amministrazione, ma sono scomparsi solamente i soldi e non è stata fatta. Quindi questi venivano solo a fare danni, aprivano, scaricavano con i camion. Quello che hanno fatto è documentato. Adesso ha sequestrato il giudice dopo l'incendio, perché ci saranno degli accertamenti contro i ignoti che hanno bruciato, e ovviamente poi alla fine della conclusione dell'indagine sarà disequestrato. Nelle more comunque non hanno disdegnato evidentemente chi aveva la possibilità di accedere, di continuare a scaricare all'aperto comunque. C'erano rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi, rifiuti non classificati, liquidi. Loro avevano già questa licenza per poterli trattare, ma trattare secondo dei parametri, con uno stoccaggio adeguato, cosa che già non avrebbero potuto avere, perché questa zona che voi vedete si chiama Ager Stellatus ed era una delle zone più fertili indicate dai romani della zona del Volturno, se non la più fertile. Che cosa è successo? Che in questa zona agricola l'unica fabbrica è questa qua. Per mettere questo sito di rifiuti stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, hanno dovuto relazionare che qua è come se fosse una zona industriale piena di fabbriche. Ma quando noi abbiamo i vigneti che partecipano al vigneto, abbiamo la campagna tutta coltivata a pomodori che sono anche dopo, e quindi abbiamo una serie di colture in atto, ed è l'unica fabbrica esistente in questa zona. Quando l'ARPAC prende le carte e dice noi dopo l'incendio del 2012 abbiamo trovato questa roba e quindi è questo che è bruciato, dice una grande sciocchezza, che noi abbiamo la documentazione video che ho fatto io e hanno fatto altri amici che noi apparteniamo alla sezione del PD locale, siamo attivisti, ci siamo buttati dentro, abbiamo documentato tutto quello che c'era da documentare. Praticamente noi abbiamo dimostrato che là venivano stoccati continuamente, fino a un mese fa, rifiuti speciali pericolosi, scaricati in mezzo al cortile, non stoccati, stoccati è una parola grossa per dire. E la nube l'abbiamo documentata e sono state prese, ha interessato un comprensorio vastissimo, Caiazzo, Pontolatù, comuni a 10 km da qui, 15 km. E gente che si è sentita male, avvelenamento da diossina è stato certificato, abbiamo persone che sono andate in ospedale. Quindi ovviamente prima di bruciare tutto, perché una volta scaricato a terra rimaneva il problema dei costi, secondo me, e quindi è stato risolto con un classico 2-3 euro di benzina, insomma.